due. E rientriamo, siamo di nuovo qui con Olga. Abbiamo detto prima che non diciamo il suo cognome perché è troppo difficile, e però stavo parlando invece della sua associazione Ulaia. Nel frattempo vi invito ad andare sul sito ulaia.org per vedere i molteplici progetti, tanti progetti che svolge questa associazione, che adesso ha il suo cuore in Libano, nei campi profughi palestinesi, ma in realtà è nata in tutt'altro luogo e forse non con tutt'altri scopi. Però ecco, la domanda è: quando e dove è nata l'associazione Ulaia e perché? Ulaia è nata nel 2005, quindi ormai sono un bel po' di anni. I primi progetti li abbiamo fatti in Argentina e in Guatemala. Progetti sempre diretti ai ragazzi, infatti era un corso per i ragazzi di clowneria, e poi ci siamo spostati invece in Libano, nei campi profughi del Libano. Perché è avvenuto questo cambio? Intanto, lo sappiamo, chi è della mia generazione ha una predilezione per tutto ciò che accade in Palestina. La Palestina ce l'abbiamo nel cuore, quelli della mia generazione. Ah, io scusami se ti interrompo, mi fa tanto piacere sentirti dire questo, però non a tutti quelli della tua generazione, perché ne conosco alcuni che secondo me non ce l'hanno. Vabbè, non a tutti. Cuore, Certamente non a tutti, ma comunque quelli di una certa estrazione sociale sì, forse te l'assicuro. Sì, vero, te l'assicuro. Allora, arriviamo, intanto il primo contatto è stato quello di visitare la Palestina, è nato di là. Visitando, perché ho fatto parte di Action for Peace, che all'epoca organizzava la Luisa Morgantini quando era vicepresidente del Parlamento Europeo. E quindi siamo stati lì a fare interposizione civile contro l'esercito israeliano. Ho portato a casa delle esperienze che non dimenticherò mai nella mia vita. Anche ma perché mai. Forse ecco, occorre un po' ricordarlo, la Palestina è una terra che vive una fortissima occupazione. Certo. Questo va detto da tanti anni, da quando è nato lo Stato di Israele, sottraendo, distruggendo oltre 500 villaggi palestinesi e sottraendo il territorio palestinese alla gente e creando l'orribile situazione poi dei vari profughi che sono andati a vivere cacciati dalle loro terre, certo, avendo le loro certo. case distrutte in altri territori. Alcuni sono rimasti dentro la Palestina storica, non so come volerla definire, nei territori di fatto occupati dall'esercito israeliano e dai coloni israeliani. Scusate questa piccola digressione, però questa era necessaria. No, è necessaria anche perché spiega poi come ci troviamo i profughi palestinesi in Libano, ovviamente, quindi era una esatto. digressione necessaria. E quindi dicevo dove ero rimasta io, però eravamo rimasti che sei andata in Palestina, ok, cosa ti ha toccato. Gaza, tutto, a fare questa operazione. Dopodiché mi è venuta la curiosità, devo dire, di vedere come i profughi palestinesi erano stati accolti negli altri paesi dove sono appunto arrivati nel 48. E quindi ho visitato la Giordania, la Siria prima dello scoppio della guerra, il Libano. In Libano in realtà ho avuto la fortuna di cominciare con un progetto con un ponte per il Servizio Civile Internazionale. Quindi ho lavorato un mese all'interno del campo dei tre campi di Beirut, Burj el Barajne, Mar Elias e Shatila. Dopodiché questa esperienza mi ha portato a contatto con l'ONG Beitat Falah Sumud, che è l'ONG con la quale adesso abbiamo una partnership molto stretta. Ho apprezzato molto il loro lavoro conoscendoli dall'interno. Olga, scusami, la curiosità prima che mi viene, tu sei andata la prima volta nei campi profughi, io non so che cosa ti aspettassi di trovare, però già eri stata in Palestina, ma cosa hai trovato veramente lì nei campi profughi libanesi? Guarda, ti ho nominato Shatila e puoi immaginare quello che ho trovato a Shatila. Io ho trovato persone ancora col terrore negli occhi. Una di queste è l'attuale direttrice della Beitat Falah Sumud di Shatila,
quando cara mia ti raccontano quello che hanno questa vissuto. ONG di cui parlavi, sì. Questa scuola ONG di cui parlavi. È una ONG, sì. È una ONG. E quindi ho trovato questo e ho trovato, ragazzi, delle condizioni che non si ha idea, inaudite, veramente, credetemi, inaudite. Ma ancora oggi chi guarda delle foto anche sul web le trovate, i campi profughi, non si ha idea delle condizioni in cui si trovano oggi. Perché? Perché quando arrivarono nel 51 e l'UNRWA è l'organismo dell'ONU che presiede all'assistenza solo dei palestinesi, l'UNRWA è come l'ACNUR. L'ACNUR assiste i profughi di tutto il mondo, mentre per i profughi palestinesi hanno creato l'UNRWA. Stai parlando di organizzazioni fatte dall'ONU. Sì, dall'ONU. Per la spiccia, no? Quindi sono organismi creati per fronteggiare quella che si riteneva una contingenza particolare, sì. E che invece sono in essere dal 1951, se non prima, sì. E da altre date più distanti. Sì. Quindi parliamo comunque dell'ONU. Sì, parliamo, gli organismi sono dell'ONU, parliamo di loro. E quindi dicevo, nel 51 hanno... quando si è capito che non sarebbero tornati indietro i 140.000 profughi palestinesi arrivati dopo la creazione dello Stato di Palestina, hanno costruito questi campi profughi che, attenzione, sono delle piccole città, perché ogni campo profughi che insiste comunque su un territorio di un chilometro quadrato, all'interno c'ha 23.000-25.000 persone. E negli anni, dal 51 fino a oggi, ormai sono 70 anni, i campi profughi sono sempre quelli. Pensate che ormai, poiché il territorio è quello, perché il chilometro quadrato è stato preso in concessione dal governo libanese, succede che la popolazione si è espansa e loro costruiscono sopra. Ecco, facciamo il punto per tutti gli ascoltatori, no? Perché come sai, o come forse abbiamo provato a dirti, questa è una radio anche territoriale che vuole parlare poi anche con semplicità e raccontare storie come questa, anche molto complicate e stratificate nel tempo. E si tratta di qualche centinaia di migliaia di persone che si è trovate a lasciare la propria terra ormai negli anni, alla fine degli anni 40, degli anni 50, sì, e 48. Trovando soprattutto come sbocco, come posto di accoglienza nel loro stato di rifugiati, appunto nello stato del Libano. Il Libano, che è una terra innanzitutto piccola, e anche martoriata a sua volta da tanti sanguinosi conflitti. Quindi quello che ti volevo chiedere è: quanti abitanti ha il Libano e quanti rifugiati palestinesi vivono attualmente in Libano? Ok, quindi andiamo un attimo sul paese. Il paese è grande quanto l'Abruzzo, per darti proprio un termine di paragone. Quindi è piccolo, non è grande, è piccolo quanto l'Abruzzo. Sì. Che popolazione ha? Oggi, con l'arrivo di tutti i profughi siriani, conta 6 milioni di persone. Tra questi 6 milioni, i palestinesi del 48, i palestinesi del 67, sono circa, secondo l'ultimo rapporto, 300.000, a cui si sono aggiunti dal 2011, appena scoppiata la guerra in Siria, circa 2 milioni di profughi. Adesso ce ne saranno, con i vari progetti per portarli via, ce ne saranno 1,5 milioni. E io qua voglio far fare una riflessione, perché mentre io ero giù e l'Europa bisticciava, io ricordo all'epoca, per 240 profughi da accogliere in Europa, non in Italia, il piccolo Libano, ripeto, grande quanto l'Abruzzo, ne aveva presi 2 milioni. Ecco, diciamo anche che l'Abruzzo fa 1.300.000 abitanti adesso, questo è per darvi un po' l'idea. Daniele, parliamo di 10.000 chilometri quadrati. Abitativa. Comunque l'Europa continua a litigare tuttora, anche per accoglierne, certo, 12, certo, migranti, che, certo, insomma non è cambiato molto, molto dall'epoca. E quindi è tra l'altro una situazione, immagino, case a cavallare. Io sono stata in Palestina, quindi nei campi profughi palestinesi so di cui parli, case una sopra l'altra. Certo,
Però tu mi avevi chiesto che cosa avevo trovato nel campo, la mia impressione nei campi. E quindi avevo detto è come una piccola città per darvi la dimensione, no? E l'affollamento. Però pensate che le infrastrutture in questi campi, cioè i fili elettrici sono insieme in un groviglio sulla tua testa che è una cosa incredibile. Infatti tutti ci domandiamo, ma lì un elettricista guardando quei come fa? Alle infrastrutture dovrebbe presiedere l'UNRWA, appunto, che dovrebbe fare assistenza nei campi, che assolutamente è svuotato, manutenzione a questi edifici, a queste case che abbiamo visto recentemente con i temporali che ci sono stati e le nevicate, quello che è successo adesso, 15-20 giorni fa in Libano, non si ha idea, perché c'è una parte del Libano, Daniela, ognuno immagina il Libano il mare, no? Ok, è mare, ma da quest'altra parte, al confine con la Siria, è montagna, ed è montagna dove quando nevica, nevica di brutto. Quest'anno con i cambiamenti climatici che sono arrivati anche lì, noi parliamo solo dei nostri cambiamenti climatici, ma lì hanno avuto due bufere, qualcosa di incredibile, si sono sfondati i tetti di questi vecchi rifugi e praticamente ci sono arrivati video di bambini con l'infradito nella neve, cioè per dirti le condizioni quali sono. Che tu abbia espresso bene, se mi posso anche permettere così di aggiungere, classi con 60, 80, fino a 100 bambini, un solo professore ammassati l'uno sull'altro. Così si vive nei campi profughi palestinesi un po' ovunque, ma così si vive anche a Gaza. La precarietà è aperto. Però direi che adesso andiamo a vedere. Questa è la realtà dei fatti. Adesso facciamo una piccola pausa musicale e poi raccontiamo anche quello che voi fate di importante per alleviare questa situazione all'interno dei campi profughi, dove la situazione appunto è ben esasperata. I campi sono tutti diversi, per esempio c'è Nahr el-Bahr dal nord a Tripoli, quello è stato bombardato completamente nel 2007, l'hanno ricostruito e quindi questi hanno, diciamo, le case nuove, ok? Burj Barajne, dove stiamo noi, e siccome vi ripeto sono come delle piccole città, dei quartieri, e c'è la zona dove le case sono più belle e c'è la zona dove invece è drammatica la situazione. Questo per quanto riguarda le infrastrutture. Invece tu dici come campano, e qui la cosa è molto complicata in Libano, perché in Libano i palestinesi non li ha mai accettati, a differenza dei palestinesi arrivati in Siria, per esempio, perché in Siria hanno avuto i diritti civili, i diritti sociali, quindi avevano la sanità, avevano l'istruzione. Invece il Libano li considera ancora stranieri. E poiché nella Costituzione proprio del Libano c'è scritto testualmente che gli stranieri in Libano non possono lavorare, ok? Siccome i palestinesi non li ha mai integrati, i palestinesi semplicemente non possono lavorare. Questo da quando sono arrivati. Nel corso degli anni, poiché c'è un ufficio che si chiama Dipartimento degli Affari Palestinesi, questo ufficio cura i permessi lavoro, che potete immaginare quanti ne vengono dati ai palestinesi, proprio vengono centellinati. Quando ricevono un permesso lavoro, nemmeno quello è sufficiente, perché esiste un altro cavillo che si chiama della reciprocità. La reciprocità che cosa significa? Che il Libano dice, noi il lavoro te lo concediamo, te lo paghiamo nella stessa misura in cui lo Stato straniero tratta i libanesi. Solo che poiché i palestinesi uno Stato non ce l'hanno, praticamente vengono sottopagati, e infatti questo succede, vengono sottopagati un lavoro che un libanese, faccio un esempio proprio per capirci, che magari $1,000 guadagna, il palestinese prende un terzo. Ci stanno i caporali pure là. No, in questo vi devo raccontare un altro episodio che vi fa capire benissimo il discorso del lavoro. Il medico palestinese non può operare. Questo raccontato dal direttore di Assomud di Nahr el-Bahr, che aveva il fratello medico.
mi dice: sai come funziona? Funziona che il paziente da operare entra in sala operatoria già anestetizzato. Il medico palestinese opera, ma lui non lo sa, perché non potrebbe operare, non può esercitare. E la mattina dopo, quando si visita in reparto il malato operato, il medico palestinese deve parlare attraverso il medico libanese. No. Ragazzi, queste sono testimonianze dal fronte, le chiamo io. Cerchiamo sempre di capitolare, nel senso, ci stai descrivendo una situazione che va avanti da 70 anni. Quindi in questi che sono i campi sono espresse delle professioni, dei saperi, sono cresciute le persone, gente che è nata là e della Palestina ha sentito, ha visto solo le cartoline, si è formata come persone e stanno portando avanti la loro vita con le famiglie e tutto quanto. Certo. Quindi magari quando noi ci riferiamo, noi in Italia intendo, a un campo profughi, abbiamo sempre in mente qualcosa di temporaneo, un qualcosa che dovrebbe durare poco, poi magari durano anche tanto anche qua, però il tanto nostro sono magari i 10 anni di una situazione, di un centro dove poi si spera che si dia un input d'ingresso nel contesto della società civile. Qua parliamo invece di alcune città a statuto speciale, con le limitazioni dei diritti, del lavoro che ci stai spiegando, le difficoltà economiche per andare avanti, le difficoltà immagino anche nello studio, giusto? Certo, certo, certo. Anche le scuole, per esempio, che è sempre l'UNRWA che presiede alle scuole, la situazione anche lì è drammatica, perché recentemente ormai i bambini in una classe sono 50, con un orario di 45 minuti. Quindi immaginate gli insegnanti che cosa possono fare. Sempre per rispondere al lavoro, per esempio, uno dei lavori invece che loro possono fare sono gli insegnanti nelle scuole dell'UNRWA. Quindi i lavori che a loro sono ammessi sono quelli dell'agricoltura, gli idraulici, lavori umili. Questo possono fare senza problemi, diciamo così. Per il resto sono sottoposti alla disciplina che ho cercato di spiegare prima. Lavori umili, le donne, le domestiche, questi sono i lavori che possono fare. Ci sono persone laureate che lavorano in edilizia, questo è il principale lavoro che fanno, l'edilizia. E infatti queste ONG organizzano, quando i ragazzi lasciano la scuola, i corsi professionali. E allora arriviamo al punto, no? In questa situazione che ci hai descritto, la pensionata italiana, ex lavoratrice dell'Enel, è andata in pensione, che ci azzecca? Che ci azzecca? Che fa là? Potete immaginare che in questo scenario i problemi sono tanti, psicologici, perché ci sono tanti bambini con ritardo mentale, bambini che sono quasi tutti iperattivi, la situazione psicologica non è delle migliori. I giovani, ne vogliamo parlare? Un giovane che riesce a studiare, alla fine non può lavorare. E quando diventano grandi, i ragazzi che incominciano a fare i conti con queste discriminazioni, è veramente difficile. Allora, che cosa fa un'associazione? Fa tante cose. Per i bambini, per esempio, mi piace dirlo, un progetto che adesso sta venendo a termine è quello della musicoterapia. Musicoterapia. Abbiamo... Beh, i bambini andano attraverso la musica. E questa disciplina l'abbiamo introdotta nel campo grazie ad una partnership con un'associazione di Firenze, ma incominciando a spiegare di che cosa si trattava, perché giù per esempio l'Assomud ha, si chiamano dei Family Guidance Center, ovvero dei consultori dove lavorano molto con la salute mentale, perché veramente c'è tanto bisogno, non solo per i bambini, comunque. E lavorando con la salute mentale, noi in questi centri abbiamo innestato la musicoterapia, dapprima creando centri di musicoterapia in 5 dei 12 campi, e poi, poiché ci piace dare l'autosufficienza
alle associazioni locali, abbiamo preso uno psicologo palestinese, una psicologa libanese, li abbiamo portati in Italia e per 4 anni hanno frequentato alla cittadella di Assisi un corso professionale per musicoterapeuti. Questo perché? Per affrancarli dalla nostra presenza, perché quest'anno l'acquisizione del diploma professionale lo metterà in condizione di fare corsi di aggiornamento e creare altri operatori musicoterapeuti. Quindi il lavoro di Ulaya non andrà sprecato perché lo continueranno da soli. E questa è una cosa bellissima perché fa capire come poi essere interessati. Questa è una cosa in realtà bella ma forse anche un po' drammatica perché fa capire che poi questa situazione transitoria dei campi profughi che dura da decenni in realtà transitoria non è, perché quella è una situazione. Il punto è questo, che qui nessuno ha la bacchetta magica a livello di nostre associazioni, perché il nodo è politico. Stiamo sempre lì, il nodo è politico. Allora noi che cosa possiamo fare? Portare questo filo di solidarietà, non possiamo far altro. E poi chi vi parla è una piccola associazione che veramente, se guardate tutti i progetti che abbiamo fatto, veramente pensate che abbia una schiera di persone che lavorano con noi, ma non è così. Siete tutti volontari, vero? Tutti volontari. E queste cose più professionali le abbiamo fatte perché per fortuna ci stimano e quindi accettano di lavorare con noi, come ha accettato per esempio l'Accademia Italiana di Shiatsu. Noi abbiamo questo, abbiamo portato lo Shiatsu che vi giuro non sapevano nemmeno che cosa era. Perché Daniele? Perché vivendo nel campo, e io adesso da pensionata ci vivo 4, 5, 6 mesi all'anno, ti rendi conto che una donna che ha un dolore alla cervicale non va dal medico a prendersi la medicina, perché dove andrebbe? E quindi dici, ma forse con una cosa del genere riesci a sollevare un attimino queste problematiche. E quindi l'Accademia Italiana di Shiatsu è venuta giù, adesso sono 4 anni che viene giù. Abbiamo cominciato con una nostra associata che è operatrice, e poi siccome la cosa si era ingigantita, perché è incredibile a dirsi, ma il primo gruppo di donne che fanno Shiatsu hanno cominciato in 15, 6 sono state già certificate, sì. E l'anno scorso, poiché la ONG con la quale abbiamo la partnership, la Beitat Fala Sumud, ogni anno fa una conferenza di salute mentale internazionale, nel 2016 5 di queste donne, quelle già certificate, le abbiamo portate all'American University, dove si teneva il convegno, e hanno fatto un workshop offrendo i trattamenti a queste ONG internazionali intervenute al congresso. Una cosa bellissima. Noi ne vogliamo sentire ancora dopo un piccolo stacco musicale. Aspetta, fammi finire questa cosa e poi dopo vi do lo stacco musicale. Che cosa è questo dello shiatsu? A parte che può lenire questi piccoli dolori, la cosa importante è che lo shiatsu esula da quelle 70 professioni vietate ai palestinesi. Allora, a parte che si sta già sviluppando nella microeconomia del campo, perché le donne stanno già facendo i trattamenti e un piccolo importo riescono a riceverlo da chi sta meglio, perché non è che tutte 23.000 stanno male i palestinesi nel campo, chi riesce a lavorare se la cava bene. E quindi nella microeconomia queste donne già incominciano a guadagnare. Poi ci avremo l'impatto con la cultura per portarle fuori dal campo. E ritorniamo, noi adesso vogliamo anche un po' sapere il tuo saputo, comunque scusa, professor, te lo devo chiedere subito, insegnate kickboxing alle donne palestinesi, cioè insegnate la violenza, a picchiare, cosa a picchiare? Questo progetto di kickboxing è stata una cosa favolosa perché ci ha trovato attraverso il sito la campionessa italiana di kickboxing e sabate. Due sport che sinceramente quando mi ha telefonato io nella mia ignoranza ho detto proprio quello che stavi dicendo tu, ho detto come, ma come ti salta in mente, insegniamo una cosa violenta, cosa eccetera.
mi ha mandato tante riviste. Ah, pensavo a quel paese, che avesse mandato a quel paese. No, mi ha detto documentati, io faccio ammenda della mia ignoranza, mi sono documentata e effettivamente questi sport hanno un effetto incredibile sulla psicologia dei ragazzi, dei bambini, eccetera. Con tutto lo sport, incredibile. Comunque Marika, quindi l'ho invitata a Roma, ci siamo conosciute, eccetera, eccetera, mi è piaciuta e ha fatto due cicli di 5 mesi dove abbiamo avuto circa 100 bambini a imparare kickboxing. Un progetto autofinanziato è cominciato proprio andando in giro per... Assolutamente. È cominciato andando in giro per le palestre di Roma a chiedere: ci date dei guantoni se non vi servono? Quindi io sono partita da qua con i guantoni usati presi nelle palestre di Roma e di Milano, perché la campionessa stava a Milano, abitava a Milano. Siamo arrivati lì e abbiamo cominciato questo progetto, che poi è passato anche alle donne, perché le donne hanno fatto un corso di difesa personale importantissimo proprio. E non potete sapere che cosa è nato da questi due cicli di kickboxing, perché noi lo facevamo in una sala, chiamiamola sala teatro, via. E l'unica cosa che io avevo comprato, i tappetini, quelli che si incastrano, perché autofinanziato, non avevamo tanti soldi e via dicendo. Cosa succedeva? In questa sala dove noi facevamo questa attività, quella sala viene utilizzata anche quando purtroppo muore una persona. E siccome nei campi c'è anche il cimitero, muore una persona e gli abitanti si radunano in questa sala per il funerale, la veglia, Per la veglia, tre giorni in quella sala. E quindi io friggevo, perché dico: cavolo, c'ho la volontaria giù e devo stare ferma. Vengo a Roma e mi metto a scrivere questo progetto, una palestra anche per loro, che se vedete col punto interrogativo, perché proprio dicevo: ma diamine, non hanno una palestra, com'è possibile? Lo sport aveva funzionato benissimo. Comunque ragazzi, una palestra anche per loro col punto interrogativo, la tavola valdese dove l'avevo presentato ce l'ha finanziato. Se andate sul sito c'è una palestra meravigliosa adesso. Quindi lo possiamo levare il punto interrogativo? Lo possiamo togliere grazie alla tavola valdese. La tavola valdese, ricordiamolo, è il congresso che decide la destinazione del finanziamento dell'8 per 1000. Sì, ma guarda, aiutare noi con la tessera associativa di 15 euro ci aiuti per i costi di gestione. Mentre invece aiutare loro è molto importante, con Support the Child per esempio, noi abbiamo i sostegni a distanza, che ragazzi sono importantissimi, sono 30 euro al mese, di cui il 26% si recupera dalle tasse, quindi se vi fate i conti è una miseria, è un caffè al giorno forse, nemmeno. Quindi 30 euro al mese si dà la possibilità ad una famiglia che non ha molti mezzi di aiutare. Di solito ci danno bambini in età scolare, perché i palestinesi, che una volta erano il popolo più erudito del Medio Oriente e che adesso stanno vedendo, in virtù di tutte queste cose, stanno vedendo cadere la loro istruzione proprio atavica, e chiaramente questi 30 euro in una famiglia che 4-5 bambini, via dicendo, fanno la differenza. E questo è il motivo per cui io organizzo anche i viaggi di conoscenza. Esatto, quindi vedi, ti sei collegata da sola all'altra domanda che volevo farti. Te l'ho rubata. Te l'ho rubata. Cioè, voi la cosa bella che fate è che permettete anche alle persone di venire a toccare con mano, a vedere con occhi, sentire con le orecchie la musica che si fa in quei campi. Non ne abbiamo molti di bambini, ne abbiamo 30. E organizzo questi viaggi di conoscenza proprio affinché, perché io non li chiamo sostegni a distanza, io vorrei questa distanza toglierla, come è successo per me. Io ho una bambina da 16 anni, penso, una bambina, ormai è una ragazzina, insomma, basta, non è, sta all'università, ormai quando vado a Beirut la vado a prendere all'American University, sta all'università, è bravissima. Leggete la storia, se andate sempre sul sito c'è la mia storia con Fatima, andatela a leggere, vi ammazzate dalle risate, perché ho avuto una pazienza incredibile per fare amicizia con questa bambina,
che chiaramente la quando sono fare. Piccoli e lo sponsor li va a trovare c'è un attimo di timidezza, lo straniero, eccetera, ma ormai siamo amiche e ci parliamo su WhatsApp con Fatima. È bellissimo e io questo vorrei. Diciamo che WhatsApp ha un po' abbattuto le frontiere. Sì, decisamente. Da questo punto di vista non possiamo. Così mi piacerebbe che tutti i supporter facessero. Quindi organizzo questi viaggi, ce n'è uno adesso organizzato per Pasqua, Pasqua 25 aprile, ho organizzato questo viaggio per approfittare un po' dei ponti. Ma come funziona il viaggio? Cioè uno vi iscrive per iscriversi, come si fa? Guarda, io di solito lo lancio agli associati e anche sul sito, su Facebook, abbiamo tutti queste... chi vede mi telefona e dopo essermi assicurata che abbiano capito il target del viaggio, perché noi non siamo un'agenzia e quindi che non venissero a fare la Pasqua solamente per vedere i resti del Libano. Facciamo anche un minimo di turismo, perché altrimenti dopo 7 giorni la gente si spara nei campi profughi. Quindi il turismo c'è in mezzo a 7 giorni, però c'è l'incontro con le famiglie e c'è soprattutto anche chi non ha un bambino può venire e si rende conto. Di solito accade che dopo che sono venuti in viaggio lo prendono il bambino, perché si rendono conto che è necessario e che è importante. Diciamo che è un lavoro importantissimo quello che fate anche a livello di sensibilizzazione, poi certo. di conoscenza della realtà libanese. E certo, è importante conoscere, perché un conto è parlare. Vedete, anche in quest'ora che abbiamo avuto, molte cose risulteranno imprecise, ma se io voglio trattenermi e approfondire parliamo di un argomento solo. Quindi mi dispiace, molte di queste curiosità le possiamo approfondire. Ma guarda, non preoccuparti, perché penso che insomma abbiamo messo il sano puntino della curiosità in chiunque ci ascolterà e il vostro sito insomma permette anche di contattarvi, c'è un numero di telefono, un cellulare, una mail che è associazione@ulaia.org. Abbiamo fatto un errore, l'abbiamo scritto con la G, ma ci scusiamo, sul nostro sito che è www.radio32.net. Lo modificheremo al più presto, perché è Ulaia con L-A-I-A, quindi questo è importante. Però insomma ci sono vari modi di contattarvi per sapere quello che fate. Io non l'ho trovata la tua storia con Fatima. Ah, ecco, fai viaggiare. No, se vai qua su Support the Child. Ok, bisogna andare su Support the Child. Support the Child, qui c'è la mia storia con Fatima. Ah, ok, perfetto. Sì, usiamo il microfono, qui si è creato un bel clima a Lugneti, a Via Pesaro, quindi ci viene un po' di parlare tra di noi, però ricordiamoci che chi ci ascolta a casa. E fate tantissime cose, ma la cosa che mi piace di più è quella che ti dice ogni palestinese appena lo conosci, è sempre la chiave per il ritorno in tasca. E racconta quello che hai visto, quello che ti chiedono non è soldi, non è un supporto materiale, non solo, perché sono un popolo di grande dignità, quello che ti chiedono è una testimonianza attiva della loro storia, mostra le ingiustizie che stiamo vivendo. Secondo me uno un po' si sente testimone, anche investito di questa responsabilità, dopo che torna da un campo profughi e vede tanti bambini ammassati, vivere in condizioni così terribili e da così tanto tempo. E questo poi, Olga, sicuramente per loro è importante la solidarietà, testimoniata in tutti i modi, oggi anche con un WhatsApp, ti devo dire. Sì, è la solidarietà 2.0, sì. Insomma, è giusta e benvenuta anche qui. Ed eccoci ritornati sulla Radio 32, sempre qui da Vigneti, abbiamo detto l'ultima tranche e poi purtroppo dobbiamo chiudere questa intervista, ma io già ti dico che ti rivolgo qui a Radio 32, a Via Pesaro, un altro martedì, con le pigne in testa, perché abbiamo ancora tanti progetti di cui parlare. Dobbiamo circoscrivere la serata. Perché... O se no dobbiamo ampliarla, è una questione di punti di vista. Va bene. Però quello che mi interessava, in una situazione così ristretta, insomma così dura come quella dei campi profughi, voi permettete anche a dei ragazzi di uscire, di respirare un'altra aria, di approfondire i loro studi. Se non sbaglio anche adesso avete dei ragazzi palestinesi, dei campi profughi libanesi che vivono qui in Italia, ce ne vuoi parlare? Sì, noi siamo riusciti 2 volte a far uscire i ragazzi della banda di Cornamuse. E li abbiamo portati in tour in tutta Italia. Ma che bello! 2 volte. Un'altra volta invece, 2009.
16 ragazzi palestinesi che suonano le cornamuse in tour per Italia organizzato da Ulaya. Ma suonavano la dabka? Cosa suonavano? E ballavano pure la dabka, che è la danza tipica palestinese. 2011 ci hanno rifiutato i visti e Ulaya ha fatto un tracollo economico che non avete idea, perché ho perduto tutti i biglietti. Ci ho riprovato nel 2017, quindi l'anno scorso, e quindi sono arrivate di nuovo 16 ragazzi. Che cosa è nato da questo? Uno dei ragazzi del 2009, mi piace dirlo, adesso fa parte del progetto che abbiamo chiamato Fai Viaggiare la Cultura. Sono tre ragazzi palestinesi che abbiamo portato in Italia a studiare al Politecnico di Torino. Questo come lo fa Ulaya? Ulaya lo fa grazie a tanti associati che io chiamo lo zoccolo duro di Ulaya, che per 5 anni hanno sostenuto questi ragazzi consentendoci di erogare delle borse di studio che comunque sono servite per farli campare in questi 5 anni. La cosa bella è che il primo ingegnere che si laureerà in meccatronica sarà a marzo l'anno prossimo. E subito, l'avete supportato voi? Sì, sì. Io devo ringraziare tutti coloro che si sono sobbarcati da 5 anni di questa rata che mi hanno mandato e che mi consentiva di tirare fuori i soldini per questi ragazzi. E di quanto parliamo? Parliamo, il primo anno è stata una cosa che non ve lo dico nemmeno, perché lo feci al buio, perché per farli venire ci sono delle condizioni diverse da quelle per farli permanere. Il primo anno ci sono venuti 5.000 euro versati sul conto corrente dei ragazzi, perché l'Italia praticamente vuole che questi ragazzi quando vengono abbiano sul proprio conto corrente una cifra considerevole, 5.000 euro, e possono prelevare, hanno un limite per prelevare, cioè si vogliono assicurare che non muoiono di fame, insomma. Quindi il primo anno è stato un bagno di sangue perché ci sono voluti 15.000 euro, poi mano a mano, chiaramente gli anni successivi siamo riusciti a dare 350 euro al mese. Però i ragazzi hanno cominciato, siccome sono bravi, mica come i nostri che li dobbiamo buttare dietro per studiare, quelli studiano da soli, non c'è bisogno ovviamente, siccome sono bravi hanno cominciato ad avere la residenza universitaria, eccetera, eccetera, quindi con 350 euro è stato un aiuto, anche se non una borsa di studio, diciamo nella sua completezza, perché è chiaro che però sicuramente è un sostegno importante per uno studente. Poi molti palestinesi hanno studiato anche qui in Italia, a Perugia o in altri luoghi, quando l'Italia era sicuramente più aperta e solidale di come è adesso. Sicuramente sì, insomma, non che i governi fossero migliori, ma sicuramente la popolazione aveva un'altra mentalità. Comunque è una bellissima soddisfazione, l'anno prossimo vedrete comparire sul sito pronti tutti a partire, perché andremo alla festa di laurea di questi ragazzi. Allora, perché loro, certo, seguite il sito, perché loro hanno già invitato, tutti, due di loro hanno invitato le mamme, hanno fatto l'invito per far venire le mamme qui, ma in visita, e gliel'hanno rifiutato, hanno perduto anche i soldi, gliel'hanno rifiutato. Quindi per dirvi com'è importante stare vicino a questi ragazzi se i genitori non ci saranno. È importantissimo, importantissimo. Un'altra di quelle storie di piccole carognate, se mi permetti il termine, che deve subire un palestinese che vive nei campi profughi. E grazie Olga, grazie. Grazie a voi che mi avete dato questa possibilità. Ci aspettiamo grazie. Radio 32.